Amici dell'ascoltatore di Time Out, buon pomeriggio dal Palatiziano, domenica 7 maggio 2017, siamo qui in diretta per gara 4 dei playoff di Serie A2 della Lega Nazionale Pallacanestro. La Virtus Roma affronta ancora l'ora si Ravenna di coach Antimo Martino. Io do il buonasera, buon pomeriggio al mio compagno di viaggio Danilo Conforti. Buonasera Michele, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici. Che dire, oggi siamo qui per raccontare gara 3 e lascio la parola a te perché sei un po' più esperto sicuramente. Eh sì, gara 4 ricordiamo assolutamente, e chiedo anche già scusa per la mia voce che purtroppo non sarà ecco molto, diciamo che se urlo la finisco, magari ce la riserviamo per l'ultimo quarto. È proprio emozionante. Ecco, speriamo sì. Ovviamente qualora la Virtus dovesse vincere mercoledì ci sarà Ravenna, gara 5 la bella, e qualora Ravenna invece dovesse vincere al Palazzetto la serie si chiuderebbe sul risultato di 3-1. Andiamo a leggere subito i due roster partendo dall'ora si Ravenna, che non potrà ancora contare a disposizione sul suo giocatore migliore Derrick Michael Marks, e alcune indiscrezioni parlano anche di un'ipotetica assenza in gara 5. Sicuramente comunque Martino lo rischierà. Allora andiamo con il roster: numero 0 Taylor Smith, numero 1 Francesco Montaguti, numero 3 Emanuele Scarabozzi, numero 4 Emanuele Scaccabarozzi, numero 4 Giacomo Sgorbati, numero 7 Alberto Chiumenti, numero 11 Andrea Raschi, numero 14 Stefano Masciadri, numero 15 l'ex Matteo Tambone, numero 17 Marcello Crusca, numero 19 Padilon Sec, numero 43 Gherardo Sabatini, mattatore sicuramente della gara di venerdì scorso. Risponde la Virtus Roma con numero 0 John Brown, numero 2 Anthony Raffa, numero 3 Gabriele Benetti, numero 4 Giuliano Maresca, numero 10 Massimo Chessa, numero 12 Daniele Sandri, numero 13 Tommaso Baldasso, numero 15 Alessia Landi, man of the match, numero 20 Jacopo Verovato, in aggiunta al roster anche Yuri Piccolo e Lentini. Lo starting five della Virtus Roma vede Anthony Raffa, Massimo Chessa, Daniele Sandri, John Brown e Jacopo Vedovato, e risponde Ravenna con Masciadri, Tambone, Smith, Sabatini e il numero 4 Giacomo Sgorbati. Danilo, in gara 3 la Virtus aveva ottenuto un largo vantaggio nel primo periodo, poi nel secondo si è fatta rimontare, nel terzo è andata sul più 20 e nel quarto periodo ha ricevuto un parziale iniziale di 12-2 se non ricordo male. Stava per far tornare in partita Ravenna, che era arrivata fino al meno 7. Secondo te pensi che questa sia una gara da vincere già nel primo tempo, nei primi due quarti, per poi andare, come ha detto coach Corbani, a gara 5 a Ravenna? Beh, io credo che coach Corbani abbia improntato la partita sul chiuderla immediatamente e cercare di dare un indirizzo specifico ai propri giocatori, perciò credo proprio di sì. E intanto la prima palla 2 del match è per la Virtus Roma, dopo un po' di confusione, Chessa per Anthony Raffa, che le ridà ancora il numero 10 della Virtus Roma. Massimo Chessa, su di lui c'è Tambone, blocco alto di Vedovaro, ancora Massimo Chessa, ancora Vedovaro in suo supporto, Sandri, palla per John Brown che tira da due punti, palla corta e rimbalzo è di Masciadri. 9:36, Tambone, Sgorbati ancora per Tambone, blocco di Masciadri, Tambone lo serve, gira palla per Sabatini, molto molto veloce Sabatini per Sgorbati che tira da tre punti, palla sul ferro ed è ancora lui il più lesto, pesta la linea di fondo, sarà quindi rimessa per la Virtus. Raffa per John Brown, la ridà ancora ad Anthony Raffa, palla per John Brown,
che tira questa volta da due punti, palla sul ferro, rimbalza Di Vedovato che poi non riesce a realizzare il primo vantaggio. È passato un minuto, ancora 0-0 risultato. Smith, palla per Masciadri che la lascia Sgorbati. Sgorbati per Smith che va a schiacciare in faccia a Vedovato. Raffa, Vedovato, palla per Daniele Sandri. Daniele Sandri, step back da due e subisce il fallo Jacopo Vedovato. Otto e 35, 0-2 il punteggio. Era iniziato così anche gara 3 prima della tripla di Anthony Raffa per il 3-2. Daniele Sandri, palla per Anthony Raffa che viene stoppato da Masciadri. Riparte Sabatini velocemente, ancora Sabatini, va a segno per il 4-0. Si toglie già la giacca coach Corbani. Vedovato per Massimo Chessa, gran palla per Vedovato che realizza il 4-2, interrompe il parziale di Ravenna. Tambone per Sgorbati, Sgorbati per Sabatini, Sabatini da Smith, Smith, Sgorbati, ancora tambone, tutto solo da tre, va a segno. 7-2, Sandri, Vedovato, palla per Massimo Chessa che la dà a John Brown, infrazione di passi. Infrazione di passi di John Brown. 7-43, 2 Virtus Roma, 7 Rosi Ravenna. Tambone per Sabatini, blocco di Masciadri. Sabatini, serve proprio Masciadri. Masciadri ancora per Sabatini che sbaglia, ferro e rimbalzo di Daniele Sandri. Sandri per Chessa, Chessa per John Brown, spalla a canestro, Brown perde il pallone. Sabatini 2 contro 1, subisce il fallo di Massimo Chessa. Si prepara Tommaso Baldasso. Prende il posto di Anthony Raffa. Danilo, Virtus sotto canestro poco poco incisiva. Sì, molti errori. Una squadra in confusione da quello che mi è sembrato da vedere in questi pochi minuti di gioco. Che dire, probabilmente non era l'avvio che si aspettava coach Corbani, ma probabilmente la squadra saprà riprendersi al meglio dopo questo avvio un po' difficoltoso. Intanto 2 su 2 di Gherardo Sabatini, play classe 94, 9-2 il parziale. Brown per Massimo Chessa che la gira a Vedovato. Palla per Daniele Sandri. Ancora Sandri in possesso, tenta il tiro da due, stoppato da Smith. Vedovato ancora stoppato. Pochissima Virtus in questo momento. Sabatini supera Baldasso, primo fallo di Baldasso, terzo di squadra, secondo di squadra, scusate. Rimessa Sabatini per Smith, ancora Smith per Sabatini, Masciadri,
Masciari per Smith che tutto solo realizza il parziale dell'11-2. Baldasso per Vedovato, la ridà Baldasso. Chessa, Maresca prova da tre. Maresca da tre punti, 5 Roma, 11 Ravenna. Sabatini cerca Tambone, tutto solo, scivola Maresca, ancora Tambone. Tambone per Masciari da tre punti, va a segno. Corbani infuriato con Vedovato, tra poco prenderà il suo posto di Selandi. John Brown, palla per Maresca, c'è il fallo di Masciadri, no, fallo di Vedovato. ...5-14 il punteggio, entra in campo per l'esordio nel match Arissi Elandi. Ancora Sabatini in possesso. 5-31. Palla per Smith, perde palla Ravenna, riparte la Virtus con Tommaso Baldasso. Palleggia Baldasso, palla per Maresca che la ridà al play, classe 98, tira la 3 da lontanissimo! In faccia Smith, Tommaso Baldasso, meno 6, Tambone, palla per Masciadri, Masciadri per Sabatini, ancora Sabatini, palla per Masciadri, da 2 va a segno. Baldasso per Maresca, Maresca per la ridà Baldasso, ancora da 3, palla sul ferro. Entra il capitano di Ravenna Raschi, esce Sabatini. 8-16 dopo 5 minuti e 15 secondi. Raschi in possesso, ancora Raschi. C'è il fallo di Maresca. Primo fallo per il capitano. Raschi per Masciadri. Riceve palla Tambone. Ancora Tambone. C'è il fallo. Ancora 8-16 il parziale. Baldasso, palla per Chessa, si fa vedere Lanni, le riceve, gli dà il pallone ancora all'ex Sassari. Lanni, c'è il fallo di Sgorbati. Esce Sgorbani ed entra Crusca. Intanto interrompiamo un attimo per andare, tra pochissimi secondi ripartiamo.